Mi chiamo Irina, Irina. io sono ucraina, vivo qua in Italia da 6 anni, ma sempre Ucraina per me è mia patria, il mio paese, dove tutte le mie radici rimaste, anche i miei cari che sono svegliati giorno 24 dal rumore di bombe che esplodono a tutte le città di paese. Preciso come è stato 1941, mentre Allora, quando Irina, dove abitano i tuoi parenti? i miei parenti abitano a diversi posti, a sud, a vest, a ovest, al centro, e non c'è nessuna zona dove puoi dire che è zona tranquilla, protetta, perché questa invasione, questa guerra. E dobbiamo dire proprio guerra, proprio invasione e proprio di Putin, perché questo non è una cosa privata, non è questo è un paese che sta facendo guerra. Peraltro, Ucraina ha scelto strada democratica. Noi non vogliamo ritornare indietro a tempi medievali, non vogliamo questo feudalismo, questa dittatura che porta Putin. Ma purtroppo uscire non è facile da questa situazione. E ora mi sembra tutto surreale, perché in questo momento, quando noi parliamo, mamma perde figli, figli perdono genitori, qualcuno sta partendo da casa sapendo che non so anche tornare indietro. Di questo Quindi, molto. ma ve l'aspettavate, se lo aspettavano in Ucraina una cosa del No. genere? Perché è da molti Io anni. capisco, da molti anni questa storia è iniziata dal 2014, quando anche non dal 2014, questa politica che fa Russia si fa dall'anni, si creano repubbliche banane come Sinistria, come Abkhazia, come tutti gli altri, si crea paese in un posto, si crea casino, dopo invade. E stessa cosa è stata anche fatta in Ucraina, perché Donbass, Repubblica non riconosciuta a tutto il mondo, Crimea, anche queste elezioni che sono state fatte lì non sono riconosciute, non stati riconosciuti a nessun paese civile. E Russia che non riesce a fare politica con modo, diciamo, civile, modo umano, ha deciso fare tutto con armi. Sì, ma c'avevate questa paura, c'era Certo, un'organizzazione. questa paura noi abbiamo dal 2014, quando è successo questo. E se, diciamo, se sarebbe successa stessa cosa 2014, per Ucraina sarebbe molto molto più difficile. Per questi 8 anni, molte cose sono cambiate. Esercito ucraino non come è stato prima, noi abbiamo fatto una risposta molto molto forte. Forse Putin non aspettava, lui non aspettava questa risposta europea, perché guerra si fa non solo con armi, guerra si fa con sanzioni, con tutto, e non è male che tutto mondo, diciamo civile, tutto mondo europeo hanno risposto molto molto bene. Questo che Russia è staccata dal SWIFT, perché guerra si paga dalla tasca europea. Quando noi qua compriamo energia, petrolio, gas russo, noi paghiamo, non si può fare politica senza soldi. Certo. E di dove arrivano soldi? Arrivano soldi, no, che si qua comprano merci russi, solo petrolio o gas. Ma tu telefoni in Ucraina ogni Sì, giorno, vi sentite? certo che noi ci sentiamo e nessuno sta tranquillo, anche se è una città, ancora non sono arrivati, ma non si sa come sarà avanti. Loro sono attaccati più di tutto capoluogo, Kiev, Kharkov, ma Kherson. Loro arrivano da tutte parti, loro arrivano dal sud, dal nord, e
Speriamo bene, perché come si dice, lacrime di oggi, questo arcobaleno domani. Speriamo. Senti, così, speriamo bene. Ma la gente ama il presidente, gli ucraini hanno fiducia in questo presidente. A nessun paese amano presidente. Presidente amano se sono presidente. A Russia amano Putin. Amano perché la dittatura chi lui non ama già morto, già ucciso. A Russia non esiste democrazia, non esiste altro politico movimento. Lei sa che anche chi scappato a Europa già ucciso qua in Europa. Da noi democrazia, qualcuno piace presidente, qualcuno non piace presidente, ma sempre presidente che è stato votato dal popolo, state elezioni e questo presidente legale, qualcuno ha simpatie, qualcuno non ha simpatie, ma questo presidente che in questo momento porta voce, questa persona che in questo momento sta combattendo con un paese più grande del mondo, con un esercito fortissimo, ma se Putin pensava che sarà uno blitzkrieg come pensava Hitler, lui non riuscito a fare. Certo. Già migliaia di morti. Come pensate che si può fermare questo? Si può fermare solo se non si sa nessuno come andrà avanti, perché questa persona è pazza. E con un pazzo parlare è difficile, parlare con modo di forza anche pericoloso. Io penso solo quando noi usciamo a manifestazione, tutti altri modi. E questa guerra no, personale deve fare tutto il mondo, ognuno con il suo modo. Politici devono fare guerra in politica, tutte le persone di business devono fare con suo modo. Noi possiamo aiutare, noi possiamo raccogliere merci per mandare questi che hanno bisogno. Anche questa è una tragedia per già 1 milione trasferiti a Europa. Certo. Non si sa come andrà. Come possiamo aiutarli dunque inviando delle... ci sono dei movimenti, sì, a parte, sì, le manifestazioni. Cosa hanno bisogno secondo te? Hanno bisogno di medicine. Medicine. Hanno bisogno cibo. Questi tutti che diciamo trasferiti a Polonia, ora molti, con tutti i modi, sistema bancario aiuta con, quindi con suo mondo. Hai fiducia in questi colloqui, questi incontri che si stanno facendo? Sempre deve essere dialogo, sempre. Io non ho grande fiducia. Non credo che questa situazione sarà finita domani e si può risolvere. Io penso che deve essere altro tribunale in Gaaga e qualcuno deve rispondere lì. Di questi tutti morti, di questi tutti tragedie personali, anche tra questa tragedia, no, non solo di mio paese, questa tragedia non solo europea, questa tragedia mondiale.